Wall Street termina la sessione in rialzo, con il Dow Jones che avanza 34.314,67 punti. Sulla stessa linea, il Nasdaq 100 termina la giornata in aumento dell'1,40%. Si è mossa in territorio negativo Tokyo, in ribasso dell'1,05%, archiviando la giornata a 27.528,9 punti. Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari. Stesso andamento è in ribasso anche per le principali borse europee. Vendite su Francoforte, che registra un ribasso dell'1,30%, sotto pressione Londra, che accusa un calo dell'1,02%, seduta negativa per Parigi, che mostra una perdita dell'1,34%. Il settore alimentare, con il suo -1,90%, si attesta come peggiore del mercato. Discesa moderata per Newlat Food, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,80% rispetto alla seduta precedente. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli occupati ADP e delle scorte di petrolio. Sempre stamattina, in Unione Europea, saranno pubblicate le vendite al dettaglio. È previsto domani dalla Germania l'annuncio della produzione industriale.